Ciao amici del mondo Pinipon! Sono Brillantina, la fatina di un vampiro, diciamo un po' sfortunato. Oggi vi racconto la storia del vampiro innamorato o di come il nostro amico Ricky arrivò in città in cerca di avventure e non potete immaginarvi quante! Cada principessa linda, sono Dicky, un vampiro innamorato. Oh, quanto mi manchi! Sono sicuro che ti temberò un po' strano in questa lettera, ma è normale. Il mio addio alla City è stato un poco docambolesco. Quando arrivai alla City, ero contentissimo, ma all'improvviso... È un bambino o un uccello? Boh, non lo so, ma si è preso una bella botta! All'ospedale! Ed eccomi qui, all'ospedale degli animali, circondato di animali. Pensano che sono un animale, ma la cosa peggiore è che mi sono dotto due canini e adesso non posso pronunciare la lettera ED di Dicky. Ciao Ricky! Oh Dicky, non so come chiamarti, sono la tua fatina e mi sa che hai bisogno del mio aiuto. Sto bene, mi hanno fatto una bella trasfusione di sangue, quindi figurati, sto benissimo, ma sono un po' stanco di stare qui con tutti questi animali. Non preoccuparti, ti aiuto io ad uscire da qui, ma prima di tutto devo presentarti un amico che si prenderà cura di te, ne hai bisogno. Ti presento Ron Ron. Ron Ron. Don Don? Non poteva avere detto dove? Mi spiace, ma questo è il suo nome. È un gatto molto speciale, perché può trasformarsi in qualsiasi altro animale. Qualsiasi? Sì, qualsiasi. Guarda! Ron Ron. No, un pappagallo no, ti piego. Ron Ron. Wow! Beh, ora puoi uscire dall'ospedale. Ma attenzione, la City Pinipon è un po' diversa dal mondo della fantasia. Ron Ron si prenderà cura di te e anch'io ti sarò sempre vicino. E così il vampiro uscì dall'ospedale di notte, in cerca di un posto dove dormire durante il giorno. Don Don, perché non cerchi un posto dove dormire? Ron Ron. Ron Ron, Ron Ron. Ron Ron, Ron Ron. Bravissimo, Don Don! Qui staremo benissimo quando si sorgerà il sole. Beh, andiamo a letto. Buongiorno e buon riposo. E fu così come Don Don e il vampiro trovarono un posticino al calduccio per dormire tutto il giorno. Anche se... Oh no, il funghetto è proprio in mezzo al Luna Park. Non si può dormire così. Ma cosa succede? Che caos! Che sfortuna, Ricky! Meglio andare da un'altra parte! Veloce, portatevi via il funghetto! Oh no, Don Don! Non ci vedo molto bene! Attento, mica che andiamo a sbattere di nuovo! Aiuto! Beh, eccoci a Tedda! Questo mi sembra un bel posto per dormire! Oh no! E questo rumore? Che cos'è? Guarda Marco, è nato un funghetto un po' strano in giardino! E questo che cos'è? Un bambino o un uccello? Oh, che butto vitto che avete! Non sono un uccello, sono Dicky, il vampiro innamorato! E sono venuto alla City per vivere l'avventura! Cosa sei? Un vampiro? E cosa significa Dicky? Mamma mia, sono Dicky! Mi chiamo Dicky! E sono un vampiro che succhia sangue. Ma non preoccupatevi, ho smesso. Adesso bevo solo sangue in bottiglia. E perché parli così? Perché ho preso una bella botta e mi sono dotte carini. Adesso bevo solo con le cannuzze. Sono innocuo. Beh, se è così, per me puoi stare in giardino. Mi chiamo Marta e lui è mio fratello Marco. Marta, Marco, grazie mille per accogliermi nel vostro giardino. Questo è il mio aiutante Don Don. Don Don? No, Don Don, con Ed. Ah, e che cos'è? Si può trasformare. Può essere sia un gatto che un pappagallo. È divertente. Beh, benvenuti al nostro giardino. E così Ricky trovò una casa nella City. E la cosa più importante era che aveva trovato i suoi primi amici in città.
Carissima principessa Linda, sono guarito. Sono nuovamente il tuo vampiro innamorato. Va tutto molto meglio nella City. Marco e Marta si prendono cura di me e mi hanno aiutato a trovare un lavoro. Sicuramente un lavoro tranquillo. È un lavoro notturno. Inizio proprio adesso. Che bello, Ricky! Sono contenta che vada tutto bene e che tu abbia trovato due nuovi amici. Sì, come dicono i pirati, chi trova un amico trova un tesoro. Adesso inizio il mio nuovo lavoro da babysitter nella baby party. Sarà un lavoro tranquillo. Cosa vuoi che succeda di notte con dei neonati? Oh oh, non è così facile, Ricky. È proprio sfortunato il nostro amico vampiro. Che cosa succederà nella baby party? Secondo voi riuscirà a dormire? Metti un like se vuoi continuare a vedere le avventure del vampiro innamorato nella City. Non dimenticarti di iscriverti al canale Pinipon, così non te ne perderai neanche una. Alla prossima, amici! Ciao!